Questa è la stampante ormai finita, comunque sto continuando a fare delle modifiche. Questa è la bobina che è arrivata come campione dalla Cina e adesso andremo a montare questi qui che sono delle piccole manopoline M3. In descrizione metterò il nome, così se le volete comprare sapete anche dove comprarli. Se le vendete su Ali vi risparmiate parecchio. Andremo a sostituire queste qui, che sono fastidiose quando dobbiamo fare delle lavorazioni con queste qui. L'operazione è semplicissima, basta toglierne una per volta. Una volta montati tutti e quattro, è stata una operazione molto semplice, mi sono fatto aiutare da un coltello, ho mantenuto la vite qui e ho avvitato perché a causa dello specchio non sono in grado di utilizzare il cacciavite e fermare la vite. Quindi dobbiamo rifare di nuovo la calibrazione del piatto. Utilizzando un foglietto andremo a fare la calibrazione. Quindi, che adesso sarà molto più facile. Io adesso vi mostro come configurare la stampante per questo tipo di filamento utilizzando comunque cura. Vi ricordo al fine del video di mettere like, di condividere e di aiutare anche i vostri amici di iscrivervi a questo canale. Allora, quindi, dopo aver fatto il nostro acquisto del prodotto che andremo a utilizzare, che sia PLA o ABS o nylon, di solito ci arriva uno scatolo simile a questo qui. In questo caso questa è la marca Cap Camel, come potete vedere dalle scritte è roba cinese, perché questo qua mi è arrivato come campione insieme al kit della stampante. I parametri li trovate o sulla bobina. Adesso apro lo scatolo, adesso ci vediamo qui, o lo trovate sulla bobina. In questo caso questa bobina non c'è. All'interno della bobina è confezionata sottovuoto insieme a una bustina di come si chiama sta roba, gel a silicio per mantenere a zero, diciamo così, a zero l'umidità per non rovinare il prodotto. O viceversa, più dei casi, troverete i dati da utilizzare, i parametri direttamente sulla scatola. I parametri sono basic, cioè sono di base, ovviamente. Vanno regolati in base anche alla temperatura ambientale. Adesso andiamo su cura e vediamo come utilizzare questi parametri per creare il profilo più adatto per il materiale che andremo a utilizzare nella nostra stampante. A questo punto, dopo aver lanciato il nostro programma cura e con la nostra scheda tecnica del prodotto che abbiamo scelto, andiamo su impostazioni, materiale, gestione materiali, poi andiamo su uno generico, in questo caso se il nostro materiale è ABS, andiamo su ABS, facciamo duplica, andiamo sulla voce che è stata duplicata e andiamo a cambiare il nome a nostro piacimento. In questo caso lo chiamerò Bianco, visto che è bianco il mio materiale, il marchio Cap Camel, ok, tipo di materiale ABS. Qui gli diamo un altro colore, visto che è bianco, lo chiamiamo bianco. La densità lasciamo così, diametro 1,75, il costo del filamento si aggira sui 6 centesimi. Il peso del filamento dobbiamo metterci almeno un valore, quindi 1 grammo, quindi questo valore qua di 6 centesimi è a 1 grammo. Poi andiamo su impostazioni di stampa. La temperatura di stampa preimpostata deve essere calcolata. Come si fa? Prendiamo la nostra scheda tecnica. Qui viene indicato che la temperatura di stampa deve essere tra i 220 e i 240 gradi. Quindi facciamo 240 più 220, viene 460, diviso 2, ecco il valore da utilizzare, 230.
che è poi lo stesso valore che ci viene già suggerito dalla scheda generica. La template di piano di stampa, quale usare? La scheda tecnica ci fa riferimento da una temperatura da 80 gradi a 120 gradi. Noi cerchiamo di mantenere una temperatura più bassa, cioè al minimo di quella suggerita, quindi 80 gradi, perché se teniamo una temperatura sul piatto troppo alta e il nostro progetto, il nostro oggetto a stampare va per 2-3 ore o 4 ore, rischiamo che il piatto potrebbe anche rompersi utilizzando temperature troppo elevate. Quindi stressiamo di meno o il meno possibile il nostro piatto e utilizziamo valori al minimo. In questo caso 80 va bene. Distanza di ritrazione lasciamo il 6,50, quello suggerito dal profilo. Invece questo qui va modificato, la velocità di ritrazione. In questo caso gli andiamo a mettere quello suggerito dalla casa produttrice, in questo caso la CapCamel, che ci dice che la velocità deve essere impostata dai 40 ai 100. Visto che comunque il prodotto non è che lo conosco bene, lasciamo la velocità a 40. Se poi si presta bene a questi valori, possiamo anche aumentare e portarli a valori anche più alti. Tempo di standby lo lasciamo a 200, velocità della stampa della ventola a 100. A questo punto chiudi e facciamo solo una verifica se il profilo è stato caricato bene. Quindi prendiamo un file qualsiasi, tipo questo che ho già stampato con il PLA, e carichiamo l'ABS. A questo punto ha cambiato già il colore perché io avevo messo l'ABS bianco. Dovrebbe calcolarmi i tempi di stampa. Ecco qua. Questi qua sono valori ovviamente orientativi. 1 ora e 24, 4 metri e 23 di filo, 11 grammi, andrà a pesare circa 11 grammi e mi costerà circa 67 centesimi. La stessa cosa se vado a fare la prova con già un profilo creato, il bianco e il PLA, che è il materiale che ho utilizzato per fare questo supporto. Ecco qui, peserà anche di meno, infatti qua dice 13 grammi più o meno, sì, anzi 12 grammi, considerato il valore di sopra, non so perché fa la differenza dopo, comunque mi dice 12 grammi, un grammo in meno rispetto all'ABS, almeno così mi sembra. Allora a questo punto io ho finito, vi lascio a un buon lavoro, spero che vi possa essere utile quest'altra funzione di cura. Lasciate un like, condividete il video e vi raccomando, incoraggiate anche altri a iscrivervi al mio canale. Arrivederci.